testo del manifesto ambientale scritto da un gruppo di ricercatori, spin-off di Ca' Foscari. Noi abbiamo colto l'occasione perché il testo non rimanesse fino a se stesso sconosciuto a Venezia, quindi abbiamo creato un progetto di comunicazione legato a questo, un progetto di sostenibilità sociale. Il tema che più ci è piaciuto, la cosa che più ci è piaciuta è quella del valore, del misurare il valore di una casa, non in termini di metri quadri, ma in termini di relazioni. Che una casa accogliente fa nascere al proprio interno. E l'altra cosa che ci è piaciuta è che il gruppo di ricercatori è multidisciplinare, nessuno di noi è architetto e quindi non abbiamo la pretesa appunto di insegnare niente a nessuno, semplicemente vogliamo introdurre delle nuove competenze nel progettare, vogliamo almeno dare questo input di introdurre nuove competenze da parte di sociologi, antropologi, psicologi, ambientali come Stefania, filosofi, scenografi, artisti, all'interno della progettualità di case, quartieri, città, sistemi. Quindi il nostro scopo è quello di fare sistema con gli architetti, progettisti, gruppi di real estate, fondi di real estate, aziende che si occupano del costruire, dell'abitare, per cercare di stimolare ad ascoltare nuove esigenze, nuovi bisogni. Ci proponiamo che queste conversazioni che sono nate a giugno di quest'anno appunto a Casa Platform continuino presso gli studi che aderiranno al manifesto, che hanno già aderito, che aderiranno al manifesto, per poi confluire tutti questi contributi in una grande installazione che dia fisicità a questi pensieri l'anno prossimo fuori Salone 2023, Biennale Architettura di Venezia, perché no, Miami Design District, perché il messaggio diventi globale. Quindi grazie ai nostri ambassadors, che oggi Luca Pignatelli, artista, una bisogna presentazione, e Stefania Tagliabue di Strategy Innovation. Sì, magari faccio giusto due parole, ecco, su questo manifesto che tra l'altro potete, se non volete la copia fisica, potrete scannerizzare appunto il QR code che trovate su questi cartelloni. Diciamo che noi siamo una spin-off di Ca' Foscari, che si chiama appunto Strategy Innovation, e abbiamo deciso di scrivere questo manifesto perché durante le nostre consulenze abbiamo affrontato varie volte il tema dell'abitare e ci è molto caro. Come diceva Alessia, non abbiamo assolutamente la pretesa di essere degli architetti, progettisti o comunque designer, ingegneri, ma abbiamo voluto affrontare il tema dell'abitare da una prospettiva socioculturale, proprio perché siamo psicologi, antropologi, psicologi e anche letterati, e quindi cosa abbiamo fatto? Provocatoriamente abbiamo inserito questa formula matematica in cui andiamo a valutare una casa non più per la sua dimensione, quindi metri quadrati, o magari il valore di una casa lo acquista il contesto geografico, quindi la vicinanza o la lontananza dal centro storico, ma per noi è molto importante, diciamo, che una casa cerchi di preservare delle buone relazioni, quindi cercando di lavorare insieme, progettare insieme ad architetti, si può in questo modo cercare di immaginare che cosa significa abitare. Siamo partiti da qua proprio perché durante la pandemia abbiamo capito che le stanze hanno assunto delle diverse funzioni. E quindi questo ci ha molto ispirato ed è molto interessante cercare di progettare proprio le distanze all'interno di una stanza, proprio per le relazioni che ci sono con gli abitanti, con le piante, con gli animali, ma anche con gli oggetti. E quindi io, diciamo, mi rivolgerei a Luca chiedendo un po' qual è la connessione che lui vede tra l'arte e la casa, oppure più in senso ampio, qual è la connessione tra l'arte e l'abitare? Beh, intanto questa è una domanda che genera immediatamente un tentativo di ricerca
nella profondità, cioè mi viene in mente un pozzo di San Patrizio o una scala elicoidale che può salire o scendere nello stesso senso con reciprocità. L'arte è una dimensione anche spirituale, c'è una definizione molto bella di una filosofa ungherese, Agnes Seller, che ha definito le opere d'arte delle persone, a me piace moltissimo, perché è effettivamente un incontro capace di generare un effetto di reciprocità e quindi un effetto calamita quando siamo attratti da un'opera, è perché probabilmente stiamo incontrando un mondo che ci appartiene o ci apparteneva già. Quindi guardiamo nel segno dell'artista, che possa essere la forma della scultura o la musica di un'opera o una grande architettura, qualcosa che sicuramente è immediatamente capace di mettere in luce un allineamento di pensieri, quella galleria personale che ognuno di noi nel corso di una vita, attraverso una autobiografia cronologica all'indietro, ripercorre guardando improvvisamente quell'opera. E la casa rappresenta questo nella maniera più straordinaria. Infatti le case noi le possiamo guardare come opere d'arte e infatti siamo subito capaci di emettere un giudizio senza cinismo, senza superficialità tra una bella casa vista o una casa che ci ha lasciato indifferenti completamente o una casa che nemmeno possa venire valutata come casa in quanto assolutamente priva di quelle forme, di quei contenuti che ci permettono di sentire la casa come un patrimonio proprio nostro, ma anche ereditato e da trasmettere nel futuro. Per questo credo che la casa rappresenti un tema centrale, si dice la casa è lo specchio dell'anima di chi la vive, l'anima è la psiche dei greci e quindi è un luogo introspettivo molto profondo, molto complesso, pieno di radici. Adesso mi sono un po' perso rispetto a quello che mi chiedeva La connessione appunto la tra connessione l'arte e tra. Poi l'abitare, la sì. casa è stata spesso al centro delle opere più straordinarie che l'architettura, forse da 4.000 anni, da che si possa definire con un senso storico obiettivo. Un'origine di un'architettura, per esempio nell'Occidente, comprendendo anche le coste del Nord Africa, quindi l'Egitto, sicuramente ha rappresentato il valore simbolico di voler essere qualcosa di creato dall'uomo, ma anche della collettività, quindi non una proprietà individuale, ma in sostanza il luogo della rappresentazione. Quindi la scena fissa delle vicende dell'uomo si svolge al centro della città e la città è costituita da una serie di emergenze o di luoghi più anonimi che comunque formano quello che noi come abbiamo costruito nel tempo. E questo mi sembra molto pertinente al tema della stanza e della casa in sé. Certo, e stavo pensando appunto che adesso hai introdotto questa dicotomia tra spazio magari privato e pubblico in cui si parla di città, quindi l'arte viene effettivamente, possiamo intendere, visto che all'interno del concetto dell'abitare abbiamo inserito anche il quartiere, non solo delle stanze che sono effettivamente all'interno del contesto domestico, possiamo secondo lei anche cercare di vedere il quartiere come un prolungamento di quella che è il nostro abitare? Ma assolutamente sì, perché la casa è fatta di stanze, quindi le stanze possono essere poche o tante, però la stanza in sé è anche definita dai luoghi naturali, quindi dei muri a secco nel sud dell'Italia oppure nel nord dell'Irlanda, possono definire degli ambienti geometrici chiusi che sono però sotto la volta stellata e quindi rappresentano degli interni nell'esterno. Così anche dei boschi sacri formati da alberi, i cipressi o i pini marittimi nelle nostre campagne, diciamo, del centro Italia, tra le Marche, l'Umbria e la Toscana, sono spesso delle grandi stanze a cielo aperto. E questo secondo me è meraviglioso perché mette insieme proprio l'origine, in un certo modo, dell'architettura, come dalla trattatistica albertiana. E ancora prima, da Vitruvio, veniva visto tutto come lo sfrondamento di un albero, quindi un sistema trilitico che si costituiva sul reggere, supportare degli ordini e delle travi, proprio come se fossero elementi naturali che
che anziché voler costruire una capanna, cominciavano invece a sforzarsi di rappresentare qualcosa di più pubblico e quindi di più importante, no? Di più legato al tema della città come luogo appunto della rappresentazione. E la casa invece in sé ha questa caratteristica di essere composta come un nucleo quasi organico, ma anche ha un grande valore, secondo me, proprio di insegnamento, in quanto è sempre rimasta uguale. Diciamo, forse soltanto oggi possiamo vedere finalmente con gli occhi, con uno sguardo libero da un pregiudizio culturale che è stato anche in parte politico, morale, filosofico, che è stato diciamo, un sommarsi di volontà soprattutto di architetti e di teorici che hanno portato proprio alla formazione di un grande movimento che è stato il movimento moderno. Oggi che l'essenza della teoria del movimento moderno è completamente crollata in quello spirito che si vedeva affiancato a un'idea marxiana, marxista, di un'evoluzione interamente votata a un'innovazione tecnologica, la casa invece non ha previsto questo ed è rimasta sempre uguale, tant'è vero che abbiamo sempre sognato di abitare in grandi case antiche o in case coloniche di campagna e tutti questi ambienti sono ancora oggi, malgrado tutto, assolutamente pertinenti all'idea di una bella casa e di una casa da vivere o di una casa da mostrare, di una casa da frequentare. Diciamo il tema dell'innovazione, al di là che nella scienza non ha uno spazio, nell'architettura, a mio avviso, oppure nell'arte. Opere del passato sono assolutamente avvicinabili, affiancabili a opere del presente, provocano in noi gli stessi desideri, le stesse emozioni, lo stesso senso di una profonda curiosità e quindi sono rimaste in una fascia di atemporalità, a mio avviso. Poi naturalmente è successo tutto e nel movimento moderno abbiamo avuto dei geni straordinari dell'architettura che sono Le Corbusier, Mies van der Rohe e prima Adolf Loos, ma poi Tessenow, Wilbersheimer e tutti gli altri. Quindi, sicuramente esiste un passaggio, ma non è sempre detto che vada assolutamente in avanti verso una sola direzione. Molto interessante. Allora mi collego un po' a questo concetto, nel senso che all'interno del manifesto dell'abitare noi, per esempio, abbiamo inserito delle stanze che, come diceva lei, possono essere più legate al, diciamo, a un'abitazione tradizionale, ecco, che magari si ispiravano, come diceva, anche al passato, e che forse ad oggi non inglobano tanto l'innovazione. Quindi io le chiederei, se dovesse immaginarsi un abitare del futuro, che stanza manca, che cosa dovrebbe esserci? Ma questa è una bellissima cosa che ci chiediamo tutti ogni giorno nella nostra casa. Una stanza del futuro, una stanza da aggiungere alle stanze della casa, secondo me sarebbe una stanza di passaggio, di attesa e quindi un deposito magari ordinato, un simil studio, però un luogo dove poter accumulare e fare in modo che la casa come opera d'arte possa, al di là delle naturali stratificazioni che si susseguono dal tavolo da pranzo al tavolo di studio, al comodino, alla stanza dei figli, al giardino, eccetera, anche rappresentare un luogo dove poter lasciar sedimentare. Quindi come nei carotaggi dell'Artico o dei terreni prima di uno scavo, di una costruzione, possiamo trovare tracce sorprendenti, anche la casa presenta questi luoghi. Io ho sempre amato, per esempio, i luoghi interrati, seminterrati, le cantine, le officine, depositi in generale, i luoghi anonimi, che hanno un senso di quasi una persistenza di un allarme, di un senso quasi di pericolo, di luogo non ortodosso, non proprio congruo all'abitare, che però hanno delle caratteristiche proprio loro, ormonali, molto forti e molto incisive rispetto alla quotidianità. E trovo che la casa bisogna ogni tanto debba essere disorientata, disorientante, non eccessivamente ordinata. È un luogo appunto che rappresenta, è un po' lo specchio di chi la vive nella sua continua interezza e quindi soprattutto verso l'indietro, verso il passato, cosa si è costruito, cosa si è lasciato. Capita a tutti ogni tanto di riordinare armadi, scaffali, librerie, trovare cose che continuano a. Non è un desiderio di riaccendere sempre la memoria
in una forma nostalgica o comunque di un'idea del che cosa abbiamo perduto, ma soprattutto del che cosa stiamo facendo e costruendo, lasciando delle tracce, quindi tracce che... Quindi sono lì. Avere un po' una memoria storica che poi può essere fonte di ispirazione verso qualcosa di nuovo. Questo è la casa, questo è un terrazzo con delle piante che noi abbiamo trovato, portato lì, in un certo senso curato, coltivato e lasciato crescere, ma anche fatto crescere. Quindi c'è un aspetto quasi, secondo me, educativo anche nel lasciare un po' la casa come... il tema è quello della casa antica sostanzialmente, cioè la casa antica perché è una bella casa, è una casa che ha una capacità oltre che pratica e logica anche evocativa, quindi noi costruiamo un contesto con il nostro pensiero rispetto a dei luoghi pensando che cosa possano questi luoghi aver attraversato, vissuto oppure generato o propagato. Per me la casa è proprio custode di un tempo e di una, come dire, una sua vulcanica interiorità, e quindi vedo come organismo assolutamente vivo. Sì, sì. Sì, mi viene in mente un po' anche il concetto di Marc Augé quando parlava di luogo antropologico, che diceva appunto che è identitario, simbolico, riemergere la memoria perché certo. Porta con sé tutti quelli che sono gli elementi legati alla nostra individualità. Certo. Quindi molto molto interessante. No, trovo che rispetto al tema della contemporaneità come momento di assolutamente superficiale, di voler frequentare tutto, condividere tutto e appartenere un po' a tutto, è stata importante questa esperienza della pandemia che ci ha riportato a riconsiderare l'occasione delle uscite, l'importanza da dare a qualche cosa più o meno che ad altro, e quindi rispetto a quel tipo di, come si può dire, di abbuffata che è stato fatto negli ultimi decenni, quando si usciva per vedere una mostra se ne vedevano 10 e tutto si riduceva a incontri, strette di mano. Ecco, ora trovo che, e io l'ho verificato con degli studio visiti che sono stati fatti nel mio studio a Milano, di questi gruppi di persone che hanno intrapreso un viaggio per arrivare, quindi da New York, da Palermo, da Tel Aviv, e si capisce l'importanza di questo, cioè voler affrontare un desiderio attraverso il sacrificio anche di un viaggio, del mettere insieme tante persone e di arrivare alla meta. Quindi si arriva alla meta con una vera curiosità, una vera insaziabile voglia di arricchire il proprio spirito, la propria curiosità. E questo l'ho proprio verificato di persona, mi rendo conto che sia importantissimo. La casa offre queste condizioni sempre, nel senso che ieri ero a Roma e passando per le strade del ghetto e guardando le pietre d'inciampo, ma poi anche il teatro di Marcello, mi rendevo conto effettivamente di quanto fosse stato importante e che privilegio abbiano le persone che oggi vivono in queste rovine trasformate in case nel corso di secoli. Perché appunto oltre a camminare sopra un'altra città tu vivi anche dentro un posto che era un teatro, e quindi c'è questo meraviglioso uso del cambio di destinazione d'uso tra le forme, tra le cose dell'architettura e della città, come quando durante una guerra una chiesa diventa un ospedale, oppure c'è una foto bellissima di un soldato che ne battezza un altro nella fontana del Vanvitelli alla Reggia di Caserta, cioè la fontana diventa il fonte battesimale. Interessantissimo. Sì. Tra l'altro siamo qui in un salotto, quindi io chiederei se ci sono delle domande, se qualcuno ha delle curiosità appunto da chiedere a Luca. E... so che certo, tu usi il cambio destinazione d'uso anche nel tuo modo di fare arte. Sì, assolutamente. Sì. Ce lo vuoi raccontare? Ma io cerco di lavorare, non so neanche come, provandoci ogni volta, per soddisfare le mie aspettative di una ricerca molto lunga che porto avanti e che riguarda proprio il cercare di ridare un interesse, di suscitare. Io credo che oggi molto di quello che riguarda me come essere di fronte ai musei, di fronte alle opere, di fronte alla contemporaneità, di fronte all'arte contemporanea, ma anche di fronte in generale alle cose, sia l'aver suscitato o no la curiosità di interessarsi di fronte a quello che stiamo guardando. È tutto lì. Se non c'è questa cosa, solitamente
le visite diventano molto veloci. Infatti, nei musei che vedo, ripercorro nel mondo quando sono è proprio quello di riavvicinarmi immediatamente alle cose che sempre mi hanno interessato e che desidero come un mantra o come i bambini che vogliono rivedere 100.000 volte La carica dei 101 perché è un film meraviglioso, studiare e scoprire sempre nuove cose, nuovi dettagli. E questo avviene con queste opere, altrimenti avviene nella natura o nella ricerca dell'imprevisto, può essere dopo una tempesta di mare, passeggiare in una spiaggia e trovare legni, conchiglie, bottiglie di plastica, eccetera. E tutto quello che riesce a farmi, diciamo, distaccare dal pensiero e immergermi nel fare o nel desiderio di trovare, rappresenta un po' questa idea del cambio di destinazione d'uso, dove per esempio, le forme hanno una loro, diciamo, appartenenza al tempo, ma questo viene dimenticato perché improvvisamente sono una nuova realtà, una nuova scoperta anche nelle modificazioni che hanno subito attraversato. Per quello io adopero le tele che rivestivano i vagoni dei treni, oppure i ferri che erano i tetti delle case, o tanti di questi elementi, sui quali poi cerco di intervenire in una forma, tra virgolette, definibile come astratta o materica, oppure con delle figure. Sì, questo è un tema. È un po' la storia di questo, sì. C'erano delle persone che si stanno occupando di Sesto San Giovanni, che era no, riformulare questo quartiere. C'erano le acciaierie FAC, quindi è un cambio di destinazione d'uso importante e Certo. si cerca di mantenere, di dare delle nuove ragioni d'essere. E quindi tutto viene ripreso da lì Sì. e troviamo un fil Sì. rouge. È sempre stato fatto nel mondo questo, eh? C'è un po' il tema del trasmettere traducendo, quindi la traduzione porta sempre a dei cambiamenti anche letterali, ma anche letterari del significato di quello che esisteva prima e che viene trasportato. Siccome a me piace molto trasferire da tempi e da luoghi molto lontani alcune cose nella mia, diciamo, vita e quindi artistica, quindi nella contemporaneità, questo è un tema centrale di questo aspetto. Una domanda che a me interessa perché seguendo le tue opere mi diverte molto, e al di là del fatto che abbiamo appena chiacchierato sul tuo percorso universitario, quindi ho capito perfettamente perché parli di Mies van der Rohe piuttosto che di altri artisti della Bauhaus o dell'architettura viennese, e quindi questo lo capisco. Tu, una domanda che volevo farti era inerente alla tua opera in particolare, ed è divertente peraltro essere in un salotto, come ha detto prima Stefania, perché lo salotto è diventato un posto di viaggio. Siamo passati da Tel Aviv a New York al tuo atelier, che, come diceva lei, ha fatto un cambio di destinazione d'uso perché era in realtà qualcos'altro. Nella tua opera, perché tu fai arte, tu mixi in maniera molto, molto contemporanea, forse attenta, il contesto attuale, quindi il riuso, riutilizzo di materiale, come hai detto, di treni. Io ho visto quello di un nostro amico comune, è un telo di un camion, mettendolo insieme a delle opere d'arte già esistenti. Cioè tu quindi prendi delle opere d'arte antiche, quindi busti, testi, corpi, piuttosto che architetture, perché ho visto che fai anche architetture del passato, e le rendi attuali su un contesto totalmente differente dal loro luogo di origine. Come nasce questo connubio, il fil rouge che unisce l'opera d'arte medievale o anche prima, greca, romana o l'architettura con un materiale teoricamente povero? Come passi da Ma uno guarda, sì, all'altro? no, no, Creare un'opera capisco, d'arte da un'opera. ci sarebbero più risposte, ma sicuramente anche più domande rispetto a questo tema. Quello che a me interessa è cercare una verifica facile, quotidiana, tra, per esempio, i modi di vestire. Sempre a Roma guardavo, c'era un mercato, un negozietto, c'era una bellissima scatola di legno, piccola, sembrava una piccola bara, ma di legno molto ben fatto. La alzo e dentro c'erano dei guanti e mi dice: questa è una scatola porta guanti. Ho detto: belli questi guanti, ma effettivamente chi mette oggi più i guanti? Sì, forse noi da ragazzi mettevamo il guanto di pecari o di lana per quando nevicava, c'era la nebbia, oppure per andare a sciare, ma il guanto non esiste più, no? Il guanto come oggetto anche di un'appartenenza a tante cose. Mi chiedevo, rispetto per esempio a degli abiti, senza parlare del secolo scorso, quindi di un cappello che può essere un cilindro, una bombetta, ma proprio parlando
degli abiti degli anni Ottanta, con quale autorità potremmo portarli noi oggi senza sapere di portare qualche cosa di assolutamente fuori dal tempo? E come invece un quartiere, una città, un'architettura hanno una capacità di durata e quindi di resistenza? Cioè, funzionano allo stesso modo i quartieri dell'architettura degli anni Ottanta? Sì, certo, non c'è nessuna che possa definirsi scaduta al punto che arriviamo fino anche alla casa antica del Cinquecento e la potremmo vivere o attraversare oggi come se fosse la nostra la casa contemporanea, per me, io credo questo, al di là della domotica, dell'innovazione tecnologica, di tutto quello che ha portato a degli avvenimenti che sono la climatizzazione piuttosto che poche altre cose. Però la casa, nella sua bellezza, nella sua anima, è sempre sfolgorantemente una casa abitabile, mentre alcune cose superano immediatamente la loro appartenenza a una decade, quindi a un decennio. Il mio sforzo, probabilmente, visto che da ragazzo, ma direi da bambino, andavo a cercare dei materiali militari in una fiera che si chiamava la Fiera di Sinigaglia a Milano, perché abitavo di fianco, e vendevano materiale militare e tutto quello che c'era, che veniva dalle guerre, era comunque completamente scolorito perché il sole aveva bruciato il pigmento di tutte le cose. E c'era un tono quindi che andava dal bianco ai colori dello iodio o della sabbia o della juta o della corda, ed era tutto molto simile, bandiere, legni, impalcature, eccetera. Questo mi affascinava moltissimo perché era come trovarsi di fronte a un linguaggio morto ma ancora in grado di essere rimesso insieme e quindi di poter generare nuove costruzioni, linguaggi e significati. Io credo questo sostanzialmente, che il mio desiderio sia stato quello di non appartenere a una moda o a un momento troppo definibile e quindi suscettibile di un immediato e assoluto invecchiamento. Cioè, io vedo delle cose che sono proprio anni 80, 90, 50, 40. Queste cose non esistevano in un tempo, diciamo, più volto a rappresentare simbolicamente ma anche collettivamente un'unità. Ecco, questo lo vedo per esempio nell'architettura del 5, del 6, del 7, dell'Ottocento, era molto più omogeneo il prospetto della città o l'idea dell'architettura, e così anche la pittura stessa fino a un certo momento. A me piace ancora quella sfida, cioè del trovarsi tra molti a cercare di fare qualche cosa che abbia un carattere da condividere. Credo che sia questo, ma anche io non lo so esattamente. E quindi anche la casa la vedi così? La casa io la vedo assolutamente così. Questa è la casa di una certa epoca, dove sono stati fatti degli interventi di un'altra epoca. Tutto funziona assolutamente bene. Il pavimento scricchiola è di legno, lì c'è un marmo con dentro una cosa più nuova. Secondo me diventa una somma, diventa un'addizione. Ecco, a me piace molto questo spirito appunto di addizioni, di somme e anche di sottrazione. Quindi ti riporta quella stanza che dicevi di passaggio, ma di ricordo, il magazzino. Quindi sì. La tua casa potrebbe essere anche semplicemente uno specchio di questo spazio. A me piace molto l'idea dello studio, della casa studio, che ho sempre molto amato. Io abitavo in una casa dove mio padre, pittore, dipingeva il piano di sopra, poi c'era una torretta, però c'erano scatole di cartone, cose che arrivavano da qui, da lì, cartelli delle mostre, libri impignati per terra. Poi andavamo a trovare, che ne so, ma tutti gli artisti che ho incontrato nei loro studi, dalla Louise Bourgeois a New York a Virgilio Guidi a Venezia, era tutto un profumo di tubetti di olio, di cose lasciate lì, e di luoghi improvvisamente destinati a magari a dipingere una tela, oppure non, e la stessa cosa infatti la ritrovo nell'officina meccanica. Io quando vado a cambiare una gomma della macchina mi trovo in un ambiente che è molto simile al mio studio. Questo. Bellissimo. Bene. Una curiosità. Siamo stati costretti a una certa staticità durante l'ultimo periodo. Sì. Come l'ha vissuta all'interno della sua casa? Ha sentito la necessità di modificare delle cose, negli spazi, negli ambienti, in quello che circondava? Perché molte persone lo hanno fatto durante questo periodo, quindi mi incuriosisce un po'. Come ha vissuto lei questa... Guarda, io mia moglie moltissimo, ogni giorno era con carte, progetti, cambiamo qui la cucina di là, il terrazzo così, la camera di Ercole, cambiamo un continuo. Io invece tutte le mattine andavo al mio studio e ho disegnato tutti i giorni, però capisco che
Addirittura hanno fatto un'analisi delle vendite attraverso internet di prodotti per la casa che durante la pandemia sono cresciuti esponenzialmente perché appunto stando nella casa si verificava il piacere, credo, dello starci o... Forse la necessità di cambiare qualcosa, visto che era tutto talmente fermo e statico, le persone forse volevano vedere le cose un po' girare, no? Modificarsi all'interno anche della stessa casa. Ma a me avviene una cosa molto semplice, che è quella che succede con i miei tavoli di lavoro, oppure con un mio in particolare. Quando inizia a riempirsi e si riempie fino alla piramide, io interrompo, diciamo, la progettualità da un punto di vista mio creativo. Poi ho tanti tavoli e quindi abbandono quell'idea di svuotare quel tavolo e passo ad altre cose. Ma invece svuotando completamente il tavolo e vedendolo completamente vuoto, rinascono tutti diventano sorgente di pensiero e di idee. Ecco, questo accade. Io credo che le case vuote siano le case più belle in assoluto, quel piacere del trasloco quando sono le cose ancora dentro il cartone, la casa è bellissima, poi si inizia a pendere, mettere, fare. Addirittura consiglio di non mettere i quadri alle pareti perché i muri sono talmente Hanno un belli, belli senso. vuoti, che sono una cosa meravigliosa. E quindi capisco quanto il rinnovare il proprio ambiente domestico possa essere molto stimolante. Sì, si può cambiare casa nella stessa casa continuamente. Ecco, questo muro blu, per esempio, ottaneo, è molto forte, però oggi sta bene, magari fra una settimana verrebbe voglia di cambiarlo. Sì, è bello cambiare. Ieri una domanda che abbiamo fatto a Marco Balic, che era il nostro ospite di ieri, la sua stanza ideale, cosa aggiungerebbe a una casa? E la risposta è stata un pensatoio, Beh che è sì, una il stanza deposito. vuota, una stanza Esattamente il vuota, deposito, sì. Sì, vuota, quindi senza connessioni, senza nulla, magari con un'opera d'arte da guardare, ma vuota. L'emptiness che ti porta a produrre, no? pochi giorni fa non ero a Firenze invece e per una circostanza di trovarmi nella zona, sono andato a vedere che era aperta la casa di Michelangelo, la casa Buonarroti, e è la sua casa. Il Pensatoio di Michelangelo è un locale grande, due di questi tavoli o tre, molto bello, però entri, c'è una cornice, un tavolo, una finestra a sinistra e ti fa veramente immaginare come possa essere stato possibile pensare alla poesia, a tutto quello che Michelangelo ha fatto anche come scrittore, proprio dentro quel locale lì, perché effettivamente più piccoli sono i locali, più riesci a entrare in questo spirito di pensatoio, no? E solo che non si fa più questo. Perché le case ormai mi sembra che siano tutte un po' tagliate nello stesso modo. A me piaceva molto una casa, sempre di Mies van der Rohe, che era la casa Tugendhat in Cecoslovacchia, a Brno, che era una casa particolarissima perché veramente si immedesimava in tutta quella creatività di quell'epoca, che era quella del neoplasticismo, quindi far partire queste, come nei quadri di Mondrian, no? Queste linee che vanno, che attraversavano il paesaggio. Ma dentro quella casa lui fa una sala che ha dei pilastri cruciformi di acciaio cromato che sono come l'ordine di un tempio. Quindi nel caos improvvisamente butta dentro quella cellula di ordine. Per me questa è un po' la sintesi della casa che a me piace. Bello davvero, grazie mille, anche perché È l'ordine e il caos rivedo insieme. proprio, sì, rivedo anche in questo deposito, parlavamo di relazioni, le relazioni con gli oggetti, quindi È con tutto certo. quello che c'è all'interno della casa e che poi debba essere un po' depurato magari per creare dell'ordine che Certo. serve per ispirarsi. Quindi interessantissimo davvero, un onore dialogo. Prego, prego. Mi ha colpito la primissima immagine quando è stato chiesto il rapporto tra l'architettura, è stata un'immagine di spazio. Cioè Non ho capito, là? la primissima immagine che noi da ascoltatori abbiamo visto è stata un'immagine spaziale del Pozzo di San Patrizio, della Scala del Quirale, quindi io l'architetto l'ho subito capito questa diciamo, ubiquità nella risposta. E poi, continuando a parlare, ha parlato di casa come opera d'arte. È una cosa che mi interessa molto. Mi chiedo fino a che punto, anzi, prima, la casa può essere un'opera d'arte, l'era già definita la casa opera d'arte, e c'è un punto oltre il quale non è possibile andare, come dire,
oltre il quale si innesca una sorta di sindrome di Stendhal, in cui l'intensità del luogo non consente la vita, cioè c'è una. Beh, ma ne abbiamo viste tutte queste case. È bastato un viaggio nei castelli della Loira, nei palazzi italiani, nella campagna inglese, tutto quello che diventa un'opera del trionfalismo, anche dell'estetica, dopo un po' annulla la dimensione, secondo me, dell'abitare, a meno che non sia un gioco o un motivo di lavoro, in quel caso una rappresentanza o una rappresentatività politica. Secondo me la casa deve avere una dimensione non del grande palazzo, anche se effettivamente pensiamo a Milano, Palazzo Bergoglio del Permarini, è un palazzo meraviglioso lì, però è più un edificio pubblico, quindi il rapporto anche tra pubblico e privato, secondo me, è suscettibile di. Io parlavo della scala del Ponte di San Patrizio per dire che tutto è alto e basso, a seconda di come lo si vuole vedere o ci si sente di viverlo. In questo. E poi un'altra domanda che posto, perché per me è molto interessante sentire il punto di vista di un artista che parla di casa, di spazio, quindi sono proprio assetato di risposte. No, intanto riguardo diciamo, alle case opere d'arte, mi viene in mente la Villa Müller di Adolf Loos a Praga, che è proprio questo gioco di linee che non si interrompono mai, che si inseguono. Ecco, forse in quel caso lì è proprio sul limite dell'opera d'arte che diventa quasi invivibile. Ma comunque, a prescindere da questo, no, mi interessava il discorso sul moderno. Viene a parlare, ha dato per totalmente assodato e scontato che il moderno, i valori del moderno sono ormai sorpassati, non rispondono più al contemporaneo. E io, o noi architetti, stiamo cercando un nuovo paradigma. Stiamo, come hanno fatto i nostri predecessori, che comunque per certi versi erano anche artisti, perché Le Corbusier era anche un artista. Stiamo cercando un appiglio, diciamo un paradigma a cui appoggiarsi, a appoggiarci e su cui fondare la nostra pratica. Qual è? Questo che dice lei, nel senso che io forse io mi sono lasciato fraintendere perché non ho esposto bene quello che pensavo. La questione del moderno e del movimento moderno non è proprio così, è che nasceva, secondo me, con un intento specifico, che era quello di azzerare qualsiasi rifioritura di qualsiasi cosa che appartenesse al passato. In questo senso parlavo di Karl Marx e di un gesto rivoluzionario che volesse, per formare questo nuovo uomo contemporaneo, azzerare tutto il precedente, no? In una sola direzione, che era quella della tecnologia, perché in realtà si parlava di questo, funzionalismo, tecnologia, abitare in quest'ottica qua. Secondo me oggi invece si sta finalmente, cadute queste certezze, che sono cadute, perché nessuno più si sogna di progettare con i pilotis delle Corbusier o con. Insomma, sì, questi sono dei mostri, dei maestri assoluti dell'arte, dell'architettura. Tra l'altro, Le Corbusier era un pittore straordinario, anzi, dedicava la mattina alla pittura perché era più concentrato e il pomeriggio all'architettura perché gli veniva più facile. Questo lo diceva lui. Bellissimo, è una boutade, però è così. Oggi queste cose sono completamente per me finite. Finalmente, io sono felicissimo di vedere su Instagram, dappertutto, tutto quello che una volta io andavo a cercare faticosamente. Oggi è veramente, tutti apprezzano questa cosa, che può essere, per me una grande, riscoperta del senso più naturale e più vivo e anche più urgente del progettare bellezza, progettare, quello che si vuole. Finalmente. Non è un caso che molti architetti stiano ridisegnando gli archi che erano stati banditi come una maledizione, come il diavolo, no? Cioè solo De Chirico disegnava l'Enigma dell'Ora o le Piazze d'Italia con gli archi, che erano appunto qualche cosa che veniva da una classicità che era però diventata molto, e poi era ispirata alla Torino che lui aveva vissuto, quindi erano edifici già dell'Ottocento che costruivano questi portici pedonali. Con gli archi delle stazioni, ma poi sono stati gli archi delle industrie, finché oggi Rand Koolhaas, quando fa la Fondazione Prada, mette gli archi e tutti stanno usando gli archi di nuovo. Non poteva terminare questo,
questo spirito meraviglioso del... oppure io mi auguro che tornino anche i tetti, perché il movimento moderno aveva azzerato la questione del tetto facendo il tetto piano tout court. Il tetto è magnifico, Parigi perché è così bella? Perché Mansarda ha inventato queste strutture meravigliose in ferro, con le travi, con le capriate, con il piombo, dove c'erano le finestre. Chiaro, quando parlavo per esempio con l'Antonio Monestiroli, che è stato il mio professore all'università, al Politecnico, non ascoltava neanche questo argomento, come dire, ma tu sei fuori di matto. Però vivi nella casa del 600. Capito? Tutti, Giorgio Grassi in una casa del 600. Quindi anche loro, che erano comunque depositari di questa verità, amavano e amano molto. Chissà, lì forse probabilmente c'è un distanziamento tra la persona, non lo so, e l'insegnamento. Però io sono contento di questo oggi e credo che finalmente si possa ritornare a tutto quello che... Anche io avrei più capito dei valori, diciamo, ormai non più contemporanei. Forse tutti questi maestri davano per scontato una cosa, che era proprio l'arte. Perché appunto, in realtà, Adolf Loos, Hans van der Rohe, loro sentivano e venivano anche da una formazione artistica, cioè diciamo l'architettura faceva parte delle accademie, non era nei politecnici. Quindi forse era talmente connaturata la disciplina, l'arte, che veniva data per scontata, per cui tranquillamente se visitiamo l'unità d'abitazione, sulla copertura ci sono delle sculture e tutta l'opera è un'opera d'arte. Per cui la codifica delle regole, i 5 punti, eccetera, poteva essere fatta dando per scontato che tutti vediamo che c'è anche l'arte. E poi questa cosa invece è stata un po' dimenticata, per cui è rimasta solo la regola. E quindi forse da qui ci dobbiamo pigliare è l'arte. Non tutte le case devono essere delle opere d'arte. Però quando succede, sì. L'opera d'arte a cui intendevo io è quella che si crea con la propria vita, con i propri accumuli, con i cambiamenti, col decidere di dipingere, cioè va considerata così. Poi su cosa sia l'arte o no, questo non lo sa nessuno. Posso fare una domanda provocatoria? Sì. No, difficile magari. Sì, sì. Visto che parliamo di un'idea, di un manifesto della vita, che consiglio dai a chi affronta questo progetto così complesso di creare un manifesto dell'abitazione? Che consiglio dai da artista l'artista evidentemente ce l'hai raccontato, che trae ispirazione da tutto quello che lo circonda per chi affronta questo progetto. Ma più nello specifico? Che consiglio daresti a chi affronta l'idea del tema di progettare una stanza, una casa, come loro hanno pensato? Loro hanno diviso la casa in stanze, stanze che sono sensazioni, stanze che non sono solo metri quadrati, ma anche connessioni, tirando una riga, quindi cancellando tutto, si parte da zero. Che consiglio dai? Con che testa uno deve affrontare con il foglio bianco e la matita una casa che abbia questi principi che ci hanno raccontato? Certo, ma se è una casa dei sogni, c'è la casa ideale, se è il trattato ideale, la sforzina del filarete, io punterei tutto sul rapporto tra la casa e la natura, dove la natura è anche semplicemente una piantina grassa alta un centimetro dentro un vaso messa in un certo luogo. E tutto quello che possa essere di aiuto assolutamente al di là del vivere la quotidianità, al vivere spiritualmente anche l'idea della casa come un luogo importante di crescita, di piacere, di tutto, dalla malattia allo stare con gli amici, qualsiasi cosa deve essere un luogo molto ispirato e ispirante, e quindi di non lasciare nulla a quel tipo di provvisorietà che è quello che diciamo toglie il desiderio della crescita. Cioè, una casa può essere anche definita per sempre, ci sono case che sono così e sono sempre state così. Però ogni volta queste case riescono a immettere quella fonte, per me la casa deve essere anche una sorgente, quindi la casa deve essere bene illuminata da un punto di vista naturale,
deve avere, a mio avviso, un luogo sotterraneo. Io amo molto il sotterraneo perché è fresco, perché è misterioso, perché appunto fa giocare i bambini, ma anche un posto dove si possono depositare delle cose, ma anche si va per nulla, come quando si passeggia in una strada nuova. E quindi deve essere un luogo dove poter coltivare il proprio pensiero e quindi deve avere una parte della casa deve essere destinata a queste cose. Naturalmente parliamo, non so di quale casa, non so per chi è questa casa, non so qual è la committenza di una casa del genere, ma non è mai il palazzo o qualche cosa del faraonico, dell'impossibile. Anche una piccola casa può essere molto ben proporzionata. Parlavo del Pensatore di Michelangelo nella Casa Buonarroti, perché è veramente grande come un tavolo, eppure se andrete a vederlo, so che desidererete assolutamente nella prossima casa o nella stessa casa di averne uno, perché ti vengono ad andarci dentro, a leggere, a scrivere, a disegnare, a telefonare, a dormire, qualsiasi cosa che tu voglia fare è lì. Quindi non è proprio, secondo me il tempo e lo spazio sono il lusso assoluto, ma anche lo spazio va visto in varie dimensioni. Sono anche delle cose molto ridotte che sono molto, diciamo, non discutibili per il vantaggio che ci possono dare nella nostra vita. Grazie. Grazie, sì. Quindi in linea con proprio le qualità emotive e affettive effettivamente di questi Sì, no, spazi. mi piace l'idea del manifesto, Sì, adesso io sì, sì. non l'ho ancora letto, ma lo guarderò senz'altro. Mi Molto piace l'idea di utile. pensare alla casa come qualcosa che non è più solamente misurabile e che appartenga solo a un canale, diciamo, mercificato del rapporto domanda-offerta. Chiaro che più la casa è vicina a un parco, a un giardino, più in una situazione di silenzio e di quiete. Tutte queste cose sono Tenere in considerazione chiare, no? assolutamente, Però dover chiaro, progettare su un foglio una aggiungere. casa, mi verrebbe voglia di pensare a queste. Luca, ti lanciamo una call to action di continuare la conversazione nel tuo studio, ospitare un Assolutamente. talk con altri architetti Sì, a volentieri, settembre, ma ti va volentieri, bene? siete tutti Sì, invitati, lo facciamo se vi fa molto piacere, sì, bello. assolutamente. Bene, grazie. Bene, Grazie, grazie mille e grazie. grazie per aver firmato il manifesto. Grazie. Grazie.